Amici del Giornale della Vela, siamo a bordo del nuovo Y8 del cantiere tedesco Y-Yachts, un mega yacht di 80 piedi prodotto dal cantiere fondato da Michael Schmidt. È un progetto che è il numero 6 di questa linea di 80 piedi prodotti dal brand tedesco. Una serie di barche tutte semi-custom, quindi con piccole differenze tra loro e in particolare il modello su cui stiamo navigando, perché di fatto è una barca completamente nuova rispetto ai vecchi 80. Sono cambiate le linee d'acqua che adesso portano la firma di Javier Guadiennes. Il design degli interni è stato affidato invece a David Tulstrup, un progettista nordico. E la barca è cambiata in alcuni particolari molto importanti rispetto ai precedenti 80. Innanzitutto è sparito il paterazzo, grazie a un armo leggermente rivisto, con un albero dotato di crocette più lunghe e con un angolo di quartiere più accentuato, è stato possibile eliminare il paterazzo e, nonostante non ci sia appunto il back, è stata comunque installata una randa square top, grazie appunto alla particolare configurazione dell'albero. Questo consente a questa barca, che è un blue water da costiere mediterraneo, di avere un po' di cavalli in più sul piano velico e potersi muovere quindi bene anche nelle brezze estive, che incontriamo appunto nei nostri mari. Una barca comunque che ha anche uno sguardo per le lunghe e lunghissime navigazioni, anche oceaniche, e per questo motivo su questo nuovo Y8 è stato ridisegnato il pozzetto e in particolare la tuga. La tuga adesso è dotata di un paramare un po' più alto con un disegno rinnovato che protegge interamente il pozzetto, quindi in caso di navigazioni oceaniche con mare impegnativo c'è un maggiore riparo per gli ospiti che si trovano in pozzetto. Per il resto la barca viene proposta in quattro diversi layout. Da 3-4 cabine con la possibilità di avere la cabina armatoriale a prua o a poppa e una zona ovviamente separata per l'equipaggio. Adesso andiamo a navigare, quando abbiamo finito torno da voi e vi racconto come va la barca e come si è comportata. L'armatore, diciamo che era partito da un'idea di base di un 90 piedi che ha voluto poi trasformare in 80 piedi per una facilità d'uso, ma ovviamente senza voler rinunciare agli spazi e ai volumi di un 90 piedi. Quindi la sfida è stata creare un layout, creare degli spazi molto ampi, per garantirgli appunto lo stesso livello di comfort. Proponiamo quattro layout per questo 80 piedi, di cui due con una cabina armatoriale a prua e gli altri due con la cabina armatoriale a poppa e un numero di cabine ospiti che variano dalle 2 alle 3, in un caso anche quattro cabine ospiti. La barca su cui siamo a bordo ora, ha due cabine ospiti e ha una zona equipaggio situata a poppa, con un ingresso privato nella zona di poppa, e la cucina, accanto appunto alla cabina dell'equipaggio. La cabina dell'equipaggio ha due letti, ma c'è la possibilità di ricavare un terzo letto per un membro in più. Allora ragazzi, prova finita, non siamo stati particolarmente fortunati con le condizioni del vento, non abbiamo avuto mai più di 5-6 nodi, che non sono esattamente le condizioni ideali per provare un long cruise, quale è il nuovo Y8. Tuttavia, grazie, diciamo, a un piano velico abbastanza ben concepito, la barca praticamente naviga appena mezzo nodo o 0,3 sotto l'intensità del vento.
Quindi con 5-6 nodi più o meno la velocità era quando eravamo sui 5 nodi di vento, toccavamo i 4,5, 4,7, quando il vento saliva a 6 nodi andavamo intorno ai Dove sei fatto 5,5, il rumore? 5,7. Numeri buoni per una barca che ovviamente ha nel focus della crociera ultra comoda il suo principale obiettivo. Dicevamo del piano velico, vi abbiamo accennato nella nostra introduzione, la randa square top, che sicuramente garantisce surplus di cavalli che servono una barca così in Mediterraneo. L'altra cosa interessante è la lunghezza della J. La J praticamente la misura dalla mura del fiocco alla faccia anteriore dell'albero. Con l'albero posizionato un po' più verso poppa, questa misura, la misura della J, è più pronunciata. Questo ci consente di installare un fiocco autovirante di dimensioni più grandi, che quindi può tirare maggiormente anche in condizioni di vento leggero e fare navigare bene la barca, come in effetti il Y8 fa. Angoli al vento non eccessivamente stretti, parliamo circa di un 35 gradi, 30-35 gradi di angolo apparente. Ovviamente in queste condizioni di vento leggero diventa un po' difficile poter tirare tanto gli angoli di bolina. Complessivamente la barca ci è piaciuta, anche perché all'interno il livello di dettaglio è veramente quasi maniacale, artigianale. La cosa che ci è piaciuta tanto è vedere come è stato lavorato il mobilio. Non c'è praticamente nessuno spigolo vivo a bordo, tutti i mobili sono stati arrotondati in tutte le loro superfici. Le cornici sono curate al millimetro, non c'è una ruga. Questo ci piace molto su una barca di questo genere, una barca che è collocata su una fascia di mercato molto alta e quindi vogliamo vedere a bordo una cura dei dettagli altrettanto alta. Anche perché realizzare un mobilio interamente senza spigoli, quindi con delle linee morbide, rotonde, è qualcosa che dal punto di vista costruttivo costa molto di più e richiede anche molto più tempo. Quindi, diciamo, è un elemento che fa salire la qualità della barca. In più, con una costruzione dello scafo in carbonio, insomma, sono elementi che vanno a definire uno standard costruttivo piuttosto elevato. È questo che vi abbiamo appena raccontato, e quindi il nuovo Y8 nella nostra prova, barca novità 2024 del cantiere tedesco Y-Yachts.